Buonasera telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. Apriamo con la cronaca, parliamo di vacanze. Pensare di aver trovato una casa per le ferie a prezzo bassissimo e scoprire che in realtà non esiste. È successo a tre famiglie vittime di un truffatore vercellese. Ma sentiamo. Tempo di vacanze e tutti a caccia della migliore occasione per poter trascorrere qualche giorno di ferie spendendo il meno possibile. E quanto hanno fatto tre famiglie lombarde che, fidandosi di un vercellese, hanno invece subito una odiosa truffa. L'uomo, infatti, attraverso un'agenzia viaggi aperta a Palermo, aveva messo in affitto tre appartamenti per vacanze ed era anche riuscito a convincere le tre famiglie facendosi consegnare 1540 euro di caparra. Ottenuti i bonifici, però il vercellese è sparito dopo una telefonata, dicono i truffati, nella quale è stato anche irridente, i truffati hanno sporto denuncia alle forze dell'ordine e hanno scoperto che il 48enne al quale avevano effettuato il bonifico è un vercellese già noto per avere perpetrato truffe in diversi settori. L'invito delle forze dell'ordine e delle associazioni di consumatori è dunque in questo periodo quello di prestare massima attenzione prima di prenotare e versare caparre, affidarsi sempre a operatori turistici conosciuti o comunque verificare sempre con attenzione le offerte trovate su Internet. Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato la nuova legge sulle valutazioni ambientali. Ora la nostra regione è più competitiva, ma sentiamo l'assessore novarese Matteo Marnati. Allora, su proposta della Giunta regionale il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato una nuova legge, che è quella relativa alle autorizzazioni per tutti i progetti che vengono presentati nella nostra regione e che ovviamente hanno bisogno di alcune autorizzazioni per quanto riguarda l'aspetto ambientale. Quindi abbiamo abrogato la vecchia legge, che era una, vecchia, una legge del 1998, quindi anacronistica, eh, molto pesante e burocratica, rendendola molto più snella e per permettere a chi vuole investire nella nostra regione di essere anche più veloce in questo percorso. In generale diciamo che eh, questa legge eh, rispecchia un po' le richieste che sono arrivate dagli enti pubblici, in particolare le province che sono i soggetti attuatori, ma anche tutto il mondo delle imprese. Abbiamo lavorato per abbassare gli oneri, rendendo il Piemonte più attrattivo e diciamo, meno caro in tutta l'Italia fondamentalmente e quindi eh, siamo soddisfatti di aver presentato questa iniziativa per quanto riguarda la valutazione di impatto ambientale, la VAS, l'AIA per quanto riguarda gli inquinanti nei procedimenti, quindi eh, ora vedremo il mondo delle imprese che, che cosa risponderà, ma soprattutto anche per i comuni e per loro invece gli oneri sono gratuiti perché riteniamo ovviamente che la pubblica amministrazione non debba spendere soldi per questioni autorizzative, ma spenderli poi per investire per la propria comunità. Ed ora un tema che torna d'attualità nel mese di agosto, quello della raccolta dei funghi. Sentiamo che cos'è e come funziona il servizio micologico dell'ASL, l'azienda sanitaria locale Proseguirà fino al 30 novembre 2023 il servizio di pronta disponibilità micologica sovrazzonale, attivo dal 2014 in collaborazione tra le aziende sanitarie del VCO, Vercelli e Novara, che attraverso il servizio micologico garantiranno un'attività di supporto agli ospedali dei territori in caso di intossicazione dai funghi interventi saranno attivati dai pronto soccorsi ospedalieri coinvolti dal 112 nei giorni feriali, fuori orari di servizio, nella fascia oraria 16-8 del giorno successivo, per il sabato e i giorni festivi nella fascia oraria dalle 8 alle 8 del giorno successivo. Per attivare il servizio occorre telefonare al centralino al numero 0322 8481 e al numero 0321 374111 che provvederà a contattare il micologo reperibile. Nei giorni lavorativi all'interno dell'orario di servizio, nel caso di emergenza o per la consulenza, intervengono i micologi dell'ispettorato micologico delle singole aziende sanitarie locali. Nell'ASL di Novara dalle 8 alle 16 è possibile rivolgersi al personale micologo del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione tramite il centralino dell'ASL Novara di Borgomanero e Novara. I micologi dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle tre ASL, formati in diagnosi microscopica fungina attraverso corsi regionali e di provata esperienza sul campo, operano in supporto ai pronto soccorsi degli ospedali del territorio e al personale del 112 in collaborazione con il personale delle strutture interessate. Il responsabile dell'asle di Novara è il micologo Fausto Bovio, il referente per l'ASL del VCO è il dottor Dimitri Cioffi, per l'ASL di Vercelli Paolo Chiapatti. Al Siena di Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Novara sono anche presenti in organico i micologi Valentina Imazio e Massimo Fossati. Voltiamo pagina e parliamo della stagione del Teatro Coccia. Sentiamo. Si intitola Sconfinamenti. È la stagione di prosa, varietà, comico, eventi e aperitivi in jazz 2023-2024 del Teatro Coccia di Novara. Un cartellone che a partire da ottobre 2023 torna a sconfinare a cavallo tra gli anni, e si affianca e si integra a quello di opera, danza, concerti e a chi ha paura del melodramma, che mantiene il suo impianto solare e prosegue fino a fine 2023 in attesa della nuova programmazione del 24. Una nuova stagione che parte a ottobre per terminare a maggio con ben 28 titoli e 41 alzate di sipario per un viaggio attraverso atmosfere storie sempre nuove e uniche. Sconfinamenti quindi per una stagione fanno ritorno sul palcoscenico della loro città due grandi interpreti del Teatro Nazionale, Umberto Orsini e Fausto Maria Sciarappa. Un cartellone in cui la regia di un musical è firmata da un ex allievo amo, Salvatore Sito, che si muove dalla lirica alla commedia musicale Ritorno, in cui gli attori comici portano in scene i classici Pirandello, Molière, Nelle voci di Paolo Rossi, Nunzio Di Biase, Ugo Di Ghero, Gioele Dix. Stagione in cui la TV delle ragazze arriva sul palcoscenico con una amata attrice eccezionale quale Serena Dandini e una squadra irresistibile di comica al suo fianco. La lirica entra nel varietà. E poi il racconto di confine di Simone Cristicchi, che in occasione delle commemorazioni per il giorno del ricordo porterà in scena di istriano. E poi la collaborazione con il mondo jazz, genere per eccellenza che travalica confine e culture. Per Matteo Grin, direttore di Piemonte dal vivo, il più grande palcoscenico del Piemonte prosegue la sua attività sul territorio regionale e collabora con la programmazione della stagione del Coccia attraverso una proposta artistica multidisciplinare di rilievo nazionale. Una collaborazione che parte dal dialogo portato avanti in questi anni con le eccellenze presenti sul territorio e che ambisce a cogliere le opportunità del nostro tempo interpretandole come occasione di sviluppo culturale duraturo e sostenibile. Abbiamo lavorato di Negrin, ad una nuova stagione affinché la musica, il teatro e la danza siano per i cittadini occasione di incontro, divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli. La stagione Sconfinamenti è realizzata in collaborazione con Piemonte dal vivo, con Novara Jazz Restart e con il contributo di Città di Novara e della Fondazione De Agostini. La prelazione per gli ex abbonati, abbonamenti per i posti non in prelazione, eventi e aperitivi in jazz a partire da luglio. Ma la stagione 2023 è realizzata con i contributi di Ministero della Cultura, Città di Novara, Regione Piemonte, Fondazione Banca Popolare di Novara, Fondazione Cariplo. Fondazione CRT, compagnia di San Paolo, Mirato, in collaborazione con Rossini Lab, Conservatorio Cantelli, Accademia A. Creata la rete dei piccoli musei della Valsesia grazie al progetto Habitat guidato dal Museo Carlo Conti di Borgosesia. L'obiettivo è quello di non perdere il patrimonio costituito da questi piccoli tesori che sono i musei del territorio. Quest'estate è possibile visitare la rete dei piccoli musei della Valsesia, screening importanti di eh, tanti eh, tesori che raccontano questo territorio. Eh, grazie al progetto Habitat, con noi a Gabriele Ardizio, conservatore del Museo Carlo Conti di Borgosesia, che coordina questo, questa progettualità importante. Come è articolata? Allora, nell'ambito del progetto Habitat, che Già come l'anno scorso, siamo alla seconda edizione, prevede una serie di azioni per valorizzare prima di tutto il territorio borgosesiano e poi il bacino in cui si inserisce la Valsesia. Il sottotitolo di quest'anno è verso un parco culturale della Valsesia. Nell'ambito di questo progetto si è scelto di valorizzare questa via dei piccoli musei. La Valsesia è terra di musei, eh, oltre alle grandi realtà, come la Pinacoteca di Varallo, è terra di un patrimonio diffuso di decine di piccole, piccole raccolte museali, a volte anche solo una stanza, ma che hanno alle loro spalle una storia straordinaria. Sono, alcuni sono antichi, sono nati dall'iniziativa di persone che sono migrate, sono tornate in valle per raccontare ciò che hanno visto. Sono frutto di imprenditoria, sono frutto della volontà di raccontare il patrimonio naturale. Per esempio, alcuni sono gestiti anche dall'ente dall parco che è nostro partner. Insomma, l'intenzione è quella di molto semplicemente trovare dei momenti, e appunto saranno tre a luglio, ad agosto e a settembre, in cui aprire insieme. Questa realtà negli stessi orari, negli stessi giorni, creando una collaborazione e stabilendo dei contatti. E quindi insomma l'occasione è quella di passare una giornata in Valsesia, facendo dei piccoli tragitti per andare a visitare eh, tutte queste belle realtà. Siete in collaborazione anche con l'Unione Montana in questo lavoro, giusto? Certo l'Unione Montana ha accompagnato fin dal suo esordio questo progetto, in particolare Attilio Ferla ci ha affiancati proprio nel cercare di raggiungere le realtà comunali valsesiane, perché si è cercato innanzitutto di fare uno screening di queste, eh, di queste presenze museali e quindi nella prima fase l'Unione Montana ci ha, ci ha assistito e continua ad aiutarci insieme agli altri partner. Tutte le informazioni sul sito del Museo Carlo Conti per sapere appunto le giornate di apertura e tutti i musei che si possono visitare. Ed ora parliamo di moda con la GX Fashion Team di Milano di APS Show Team il punto della situazione sui vari eventi di GX. L'ultimo evento è stato durante la settimana della moda a Milano a Palazzo Turati a febbraio, ma prima ce n'erano già stati altri, quindi com'è andata quest'anno Evento tra l'altro che hai presentato tu? Chiaramente la GX Fashion Week uh, che ha avuto luogo a febbraio 2023 è stato solamente un collante e il consolidamento reale ed epocale per un'associazione che appunto è stata fondata nel 2018 e che ha proseguito non solo in ambito territoriale ma si è internazionalizzata. E febbraio è stata veramente la ciliegina sulla torta per APS Show Team, ha visto in passerella abiti griffati da stilisti eh, di caratura veramente mondiale e c'è stato anche il piacere di vedere modelle e modelli provenienti da tutto il mondo, non solo, tra gli ospiti anche influencer molto famosi e sui social insomma più conosciuti come Twitter, TikTok ed Instagram, eh, i quali si sono asserragliati nelle prime file e hanno partecipato molto vivamente e con interesse a quello che è, che è stato in pratica. Non si fermano qui gli eventi per la GX perché a brevissimo ce ne saranno subito altri. Il 23 settembre 2023 ci sarà la prossima GX. Fashion Week che questa volta non si terrà nel tradizionale, ormai per noi, Palazzo Turati, ma si terrà presso la struttura della Fondazione Stellina in Corso Magenta, quindi in pieno centro, a pochissime centinaia di metri dal Duomo di Milano. E questa Fashion Week in programma riserverà veramente grandi emozioni, in quanto posso anticiparvi che gli stilisti che prenderanno parte hanno già sdoganato e le bozze di, di abiti di, di caratura notevole che lo staff di APS Show Team sta valutando eh, per quello che riguarda le conferme. E anche qui saranno presenti numerosi ospiti d'eccezione e tantissime modelle e tantissimi modelli provenienti da tutto il mondo. Restiamo in tema e ascoltiamo adesso il famoso sarto novarese Umberto Perrera che ha partecipato all'evento milanese della GX Fashion Week. Siamo a Milano, Palazzo Turati, in compagnia dell'ormai notissimo stilista ma soprattutto sarto novarese Umberto Perrera. Per la terza volta appunto a Milano durante la settimana della moda con la GX Fashion Week. Sì, sono felice di essere qua per la terza volta e spero di farne tante altre, malgrado la mia età. Questa, come hai detto tu, è la, la terza edizione. Diventa sempre più bella e più interessante perché ci sono tanti stilisti, anzi devo dire quasi tutti stranieri, stilisti stranieri e anche i modelli, ho già visto ieri nelle prove, ho visto che ci sono dei gran bei modelli veramente quest'anno è forse meglio delle sfilate che fanno alcuni stilisti quindi questa devo dire che è indovinata anche per l'impegno di, di Enziane che è una bravissima eh, factotum, lei fa tutto e quindi devo dire grazie a lei è riuscita molto molto bene che abiti ha portato umberto perrera questa volta per questa edizione ho portato degli abiti primaverili molto belli di cui c'è una eh, mantella molto ampia dall'abito da mattina eh, l'abito del pomeriggio abiti da sera e poi c'è anche questa mantella che è favolosa ed ora lo sport, al via giovedì 10 agosto il Trofeo Sportivi di Briga Novarese. Sentiamo. Spegne 40 candeline il Trofeo Sportivi di Briga in programma giovedì 10 agosto a Briga Novarese con partenza alle 13 dalla piazza principale. Un appuntamento consolidato per gli appassionati del ciclismo, in quanto vede protagonista gli atleti della categoria Elite Under 23. L'occasione sarà propizia per ricordare il 22 memorial Domenico Piemontesi Pasqualino Fornara, il settimo trofeo Franco Savoini e il primo trofeo Carmelo Savoini. 33 le squadre presenti alla competizione che si accingeranno ad affrontare il percorso attraverso i comuni di Brigano Varese, Gozzano, Invorio, Gattico Veruno e Borgomanero. La ripetersi 12 volte per un totale di 176 km, per approdare poi al granitico muro di San Colombano, di poco oltre i 400 metri di altitudine. La gara ha visto nel passato corridori come Nibali, Aru, Baronti, Os, Koplek, Power e Tartaggia. Atleti che si sono affermati in campo nazionale e internazionale. La quarantesima edizione vedrà la presenza di alcuni vincitori del passato. Alessio Marchetti, Ivan Fanelli, Antonio Salomone, Mauro Radaelli e Fabrizio Nespoli. Nel 2022 vincitore è stato il danese Foldager. 21 anni di Hammel porta colori della BS Carrera. Il comitato organizzatore sportivi di briga è presieduto dal tenace Giuseppe Bellosta, che si avvale della collaborazione di persone legate a doppia mandata alla passione del ciclismo. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata e appuntamento alle prossime edizioni delle news.